subito dopo la riunione si è tenuta la volontà del PDL ieri, di cui mi è stata comunicata la decisione che questa seconda discarica all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio sarebbe stata aperta. Ho immediatamente dato le mie dimissioni dal partito, perché non intendo in alcun modo condividere, essere corresponsabile di una decisione così scellerata che di fatto starà condannando a morte un'intera comunità. Certamente la Camorra non ha interesse a non aprire la discarica, è l'apertura della discarica che crea gare d'appalto, ci sono l'affare dei trasporti da gestire, quindi il movimento economico che è ciò che interessa alla Camorra c'è se c'è la discarica, quindi è chi vuole la discarica che in teoria è un camorrista, non certamente chi non la vuole la discarica. Stiamo protestando perché ci hanno creato una discarica ad un chilometro dal centro abitato. Questa già è stata una discarica per ben 20 anni e il signor Berlusconi ha pensato bene di riaprirla con l'emergenza che c'è stata nel 2007. Nel 2008 è stato individuato questo sito di Terzigno per una nuova discarica. Non ce la facciamo più. Territorio che è stato devastato sia dal punto di vista ambientale sia per quanto riguarda i danni alla salute pubblica dalla presenza della discarica attualmente in funzione, che è quella della Sari, e soprattutto con le preoccupazioni che portano l'eventualità dell'apertura di una seconda discarica, che sarebbe quella di Cava Vitiello, che tra l'altro diventerebbe una delle più grandi d'Europa in un'area protetta che è patrimonio dell'UNESCO. Ma il dato fondamentale è che già la Sari ha prodotto devastazione, come le diceva, sia sotto tutti i profili e anche inquinamento. Abbiamo rilevato che non sono stati mai controllati i flussi, che nessuno ha controllato i contenuti di camion, né la provenienza di questi camion che sono andati a scaricare pertanto tempo su questa discarica. Vero è che diciamo, c'è stata un'emergenza 2 anni fa, sostanzialmente, che è stata affrontata anche con una certa durezza e risolta nell'immediato attraverso la creazione di un buco. No? È stata presa tutta l'immondizia, c'era stata, è stata infilata in un buco e tutto sembrava pulito. In quel momento diciamo, andava anche bene come soluzione perché era un momento particolare. Noi nei prossimi 15 giorni rimuoveremo interamente i rifiuti da tutte le strade della Campania, Napoli, dintorni, Napoli, provincia ed altre province. Quindi ipotizziamo che alla data del 27, cioè del 20 di luglio, non vi saranno più giacenze in strada, con l'assoluto impegno a non farle trovare più. Da allora però sono passati 2 anni. In questi 2 anni non è stato fatto niente, non è stato creato un ciclo di rifiuti completo, finito, perché non è possibile che una regione come quella della Campania, una regione enorme, vi sia un solo inceneritore che tra l'altro funziona al 30% delle sue possibilità e non ci siano siti di compostaggio, l'umido siamo costretti a portarlo fuori regione con dei disagi incredibili. E nonostante questa emergenza ormai dura da circa 20 anni, cioè è qualcosa di aberrante, significa che c'è stata fin oggi in tutti questi anni una classe dirigente, una classe politica che non è stata capace di affrontare con serietà la problematica. Ed è ovvio che la gente oggi è stanca, la gente è stanca di sentire le cazzate che politici e amministratori locali, regionali, provinciali, nazionali, accompagnati dalla protezione civile e dai suoi accoliti, stanno raccontando alla gente. La gente si è svegliata, la gente è stanca e blocca la rotonda qua, la rotonda ai passanti e tutte le rotonde del mondo. La
la soluzione qual è? La soluzione è quella di innanzitutto guadagnare un po' di tempo e però in questo tempo guadagnato immediatamente far partire la raccolta differenziata in tutti quei comuni che, in cui non viene fatta. C'è una legge che dice che i sindaci che non raggiungono un determinato, una determinata percentuale, il 35% entro la fine di quest'anno, vanno rimossi. Rimuoviamo i sindaci che non sono capaci, va bene, incentiviamo la raccolta differenziata. Creiamo i siti di compostaggio, che, quindi di vagliatura di quest'ulteriore dell'immondizia rimanente tolta dalle parti nobili. La parte restante o va nell'inceneritore, perché è la parte secca, quindi può essere bruciata senza grossi pericoli, può andare anche in discarica, ma è un tipo di rifiuti che non crea problemi alle popolazioni, perché non ha odori, perché non ha problemi di natura ambientale. Come guadagnare tempo? Il vero ostacolo in questo momento è una legge, la cosiddetta provincializzazione, che obbliga tutte le province della Campania a gestire i rifiuti all'interno dei propri confini. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che la provincia di Napoli, essendo ospitando più del 60% di tutta la popolazione della Campania all'interno di un'area che è appena il 30%, ha una densità di popolazione che è altissima. Non si riuscirà mai a trovare un sito nella provincia di Napoli tale da non creare fastidio, non creare disturbo alle popolazioni vicine. La discarica che esiste già attualmente nel Parco Nazionale del Vesuvio è appena 300 metri dal nostro centro abitato, quindi puoi immaginare che tipo di disagi crea. Diverso è se questo problema venisse gestito in termini di regionale, non più in termini provinciali, perché esistono vaste aree nel Salernitano, nell'Avellinese, ma veramente vaste aree, dove la densità di popolazione è molto molto bassa e quindi è possibile impiantare delle discariche, che dovrebbero essere provvisorie, occorrerebbero circa almeno altri 2 anni insomma, per affrontare il problema. C'è un terreno argilloso, quindi un terreno impermeabile che non è capace di sopportare questo impatto ambientale. Non si creano problematiche alla popolazione perché sono molto distanti, perché non posizionarli in quei posti? No, poi c'è un problema, politici, ognuno dice no a casa mia, no, però non si può concepire il fatto che il 60% della popolazione, ripeto, che occupa il 30% del territorio, poi si deve far carico di tutti i rifiuti che produce. Dovrebbe essere una ripartizione basata sulla densità di popolazione. Vedete come ci stanno saltando, vedete come ci stanno saltando. Vedete, Il messaggio che voglio lanciare alle istituzioni che hanno avuto il barbaro coraggio di dire che dietro queste proteste c'è la camorra: qui siamo persone civili che combattiamo per un unico scopo, ossia quello di tutelare i nostri diritti, perché purtroppo si stanno ledendo i diritti dei cittadini di Terzigno e dei comuni limitrofi. Il sindaco Rivolino ha rilasciato una dichiarazione in cui, a suo avviso, c'è la camorra dietro questi scontri. Io vorrei dire al sindaco, innanzitutto non so se è mai venuto a Bosco Reale, quindi se conosce con esattezza, se ha mai visto la gente di cui lei sta parlando, ma le posso assicurare, e non è una sola mia opinione, la stessa posizione l'ha preso il vescovo di Nola, persona che conosce molto bene il territorio, ma l'ha preso soprattutto anche il procuratore della Repubblica di Napoli, Lepore, che in più occasioni ha dichiarato che siamo di fronte a gente disperata, gente che vede minacciato il proprio stato di salute ed è preoccupata per la salute dei propri figli. Una cosa che ci tenevo a dire, siccome si sente da più parti, dal questore, dal prefetto, che tutta questa situazione è quasi fomentata dalla camorra. Penso che stanno proprio fuori strada, perché questa è tutta tranne che gente che è camorrista, pure perché loro la camorra la girano come vogliono. Un giorno la camorra vuole la discarica, un altro giorno la camorra non vuole la discarica. Tanto è vero che la discarica che c'era 20 anni fa era gestita dalla camorra, adesso la stessa discarica e non andava bene, adesso la stessa discarica è gestita dallo Stato e va bene. Penso che ci sia un controsenso in tutta questa situazione. Non so se tutti voi sapete che stanotte dal lato di Terzigno, dopo faremo parlare la mamma, 5 ragazzi sono stati portati in carcere.
disagio reale mentre noi parliamo. Noi chiediamo perché ci sono dei video che dimostrano che la polizia ha caricato brutalmente questi ragazzi. Se li sono presi nella camionetta, dopo facciamo parlare la mamma, e li hanno continuati a manganellare. La Sassaiola è una cosa giornaliera ormai, perché puntualmente le donne, mani in alto, senza niente. E i poliziotti che cosa fanno? Caricano, ma non si limitano a caricare solo con gli scudi, cioè a spingere, no. Che cosa fanno? Usano i manganelli. Essendo le donne in prima linea, i mariti dietro iniziano a lanciare i sassi. Ci accusano di essere camorristi solo perché stiamo difendendo un nostro diritto alla vita, alla salute, e non è giusto che veniamo trattati da camorristi. Veniamo caricati due giorni consecutivi, ieri e stamattina, addirittura persone incinte sono state caricate, bambini. Non va bene, perché stiamo arrivando proprio al culmine. I raccolti non possiamo più raccogliere perché purtroppo le persone non comprano più frutti, non comprano più vino. Era una zona rinomata per la Lacrima Christi e purtroppo non viene più fatta, perché le Lacrima Christi stiamo usando noi. Questo è il documento che è stato praticamente stilato dalla SIA, dall'ARPAC, dove si evidenzia che la falda acquifera è completamente inquinata. Molti ritengono che in realtà la falda acquifera sia inquinata per una composizione del terreno, che è tipico ovviamente del Vesuvio, ma in realtà si è poi notato che non è dovuto a una composizione del terreno vulcanico, ma che probabilmente c'è un inquinamento totale dei pozzi. E addirittura il sindaco di Terzigno ha emanato anche un'ordinanza nella quale si vietava l'irrigazione dei campi a scopo precauzionale. Questo è capitato una settimana fa all'incirca. Quindi ovviamente fa nascere ancora di più il dubbio: com'è possibile che si vieta l'irrigazione dei campi e poi non si va a levare la causa dell'inquinamento della falda acquifera? E come dire, poi la goccia che ci ha fatto traboccare il vaso, come si suol dire, e fa scattare la denuncia è stato quando poi la SIA stessa, che gestisce la discarica, ci ha presentato tramite provincia dei dati, dei prelievi fatti ai pozzi di controllo, e quindi ci presenta una nota nella quale dice che i valori di tutti gli elementi preoccupanti, no, contenuti in quest'acqua, sono in aumento oltre la norma, e soprattutto, diciamo, i metalli pesanti, quelli che erano preoccupanti. Ecco perché si rinnova alla SIA Napoli S.p.A. la richiesta di porre in essere adeguate misure per la prevenzione di messa in sicurezza d'emergenza, per la riduzione di parametri sindicati, e comunicare alla scrivente direzione le iniziative adottate in tal senso. Per quanto riguarda le analisi, è vero che sono risultati degli eccessi di ferro e quindi di altre sostanze che sono tipiche della natura rocciosa e vulcanica del Vesuvio, ma non ci riferiamo a quello, non sono quelli i valori che ci preoccupano, sono tutte le altre sostanze di natura altamente cancerogena, che fino al mese di giugno sono state riscontrate nelle acque sottostanti la discarica. E poi chissà quale miracolo, evidentemente San Gennaro ogni tanto ci pensa, sono scomparse. Da giugno in poi le analisi sono tutte, c'è solo questo problema del ferro, che è un problema irrisolto, è un falso problema sostanzialmente, perché capiamo bene la natura del terreno. Quindi non è quello che ci preoccupa, quindi si vuole mascherare che ci stiamo preoccupando di qualcosa di falso. No, vedete le altre sostanze, vedete quelle che sono altamente cancerogene, che giustamente creano preoccupazione nella cittadinanza. E poi vorremmo capire perché fino a giugno c'erano, e anche in misura sostanziale, e poi all'improvviso non ce n'è più traccia. Che miracolo è successo? Insomma, ci farebbe piacere capirlo come si fa, perché saremmo tutti più tranquilli. La cosa strana è poi che mentre si è tentato di avere una conferenza di servizi per chiarire queste situazioni, qual era il grado di allarme e cosa si facesse per
sistemare questa situazione, la CIA presenta un altro dato riguardante le analisi ultime, con le quali dice in conferenza: ma stranamente questi valori sono rientrati. Sono analisi che fa la stessa società che gestisce la discarica, quindi il controllore è anche il controllato, la CIA Napoli, e che è la stessa che gestisce la raccolta a Napoli, insomma, che non è certamente un modello da copiare. Insomma. Anche perché ho chiesto più volte di far accedere un mio tecnico di fiducia all'interno e mi rispondono: vabbè, allora mettiamo in dubbio la credibilità delle istituzioni, non è corretto, vabbè, quindi io, essendo una zona militare, non ho potere di intervento, mi sto a quello che mi dicono, però mi tengo le mie preoccupazioni, insomma, non le ritengo fugate assolutamente. Una componente di PCB, che sarebbe policlorobifenile, e altri, è assolutamente da escludere che possano essere legate alla natura vulcanica dei suoli. Mentre per gli elementi metallici può essere plausibile questa interpretazione, assolutamente per PCB e altri è assolutamente da escludere categoricamente che siano legate alla natura vulcanica dei suoli. Hanno un'origine antropica, gli altri fanno parte del gruppo dei fitofarmici, mentre invece la sommatoria dei PCB sono policlorobifenili che hanno un'origine assolutamente, sono degli organici, quindi che non possono assolutamente essere legati alla natura vulcanica dei suoli. Attualmente il presidente non è in provincia, ha una serie di incontri istituzionali, siamo in attesa di determinate decisioni che verranno intraprese, dopodiché rilasceremo tramite nostri comunicati anche ufficiali delle dichiarazioni. Ovviamente adesso è in corso una riunione del Consiglio dei Ministri, a cui partecipa anche il Presidente della Regione Campania Caldoro, dove potrebbero essere assunte delle decisioni che interessano anche la nostra amministrazione e noi siamo in attesa dei risultati di questo Consiglio dei Ministri. Le nostre posizioni ufficiali possono essere assunte unicamente dopo che ci sono degli eventi. Il Governo ha deciso di intervenire a fianco della Regione e della Provincia per dare soluzione al problema che si è aperto. Procederemo con una ordinanza contingibile e urgente da parte del Prefetto di Napoli, che solleverà la società Asia che gestisce la discarica di Terzigno dalla stessa gestione, che verrà assunta dai professionisti della protezione civile che l'avevano gestita nella prima fase e in questa prima fase non si era creato nessun problema di miasmi, come non si deve creare in nessuna delle moltissime discariche che esistono in tutto il mondo. Questa attività della protezione civile, che sarà anche diretta dal dottor Guido Bertolaso, che già oggi si trasferisce a Napoli, sarà condotta naturalmente d'intesa in collaborazione con le istituzioni locali, cioè col Comune, con la Provincia e con la Regione. In un tempo di 10 giorni la situazione possa essere portata nella norma, senza che quindi dalla discarica di Terzigno possano verificarsi uscite di odori o di miasmi, proprio quegli odori e miasmi che giustamente hanno preoccupato e preoccupano la popolazione. Non potrò mai consentire, fin quando ne avrò la forza, fin quando ne avrò la capacità,
che si compie uno scempio ambientale di tale dimensione che porterebbe alla rovina non solo il mio paese, ma tutte le realtà vicine. Gli odori stanno arrivando fino a Pompei, sostanzialmente, i cattivi odori. Lei immagina una città come Pompei che vive di turismo con milioni e milioni di turisti che sentono cattivi odori? Sarebbe la rovina, sarebbe la fine, ma per tutta l'area, non solo per la nostra città. Quindi, indipendentemente dagli schieramenti politici, non mi interessa, bisogna risolvere il problema, bisogna affrontarlo con serietà. Ho fatto 24 figli con 12 donne. I call myself an exotic escort. My gosh, I like two times. Come essere contro la pioggia? Anybody can buy a gun in the street. Torture. Sentence whatever. Senza censura. Ci sono molte inchieste molto interessanti, però per esempio nessuna riguarda la criminalità organizzata, almeno che è il mio campo, nel senso che sono 4 anni che non leggo sui giornali un'inchiesta fatta bene, seria, sulla, per esempio, la mafia cinese. Di alcune mafie non se ne parla assolutamente più, della mafia siciliana ci raccontano cose molto vecchie e sta succedendo qualcosa di molto grave, nel senso che la relazione tra criminalità e poteri forti, che l'aspetto significativo secondo me di queste inchieste, in questo paese non può più essere raccontato. Ma perché gratta gratta salta fuori sempre il mondo politico, imprenditoriale e finanziario, che sono gli 3 elementi che oggi subiscono una forte dimensione di corruzione nei confronti della criminalità organizzata, non vogliono assolutamente essere attaccati da questo punto di vista. Secondo me bisogna essere molto chiari sul dire che il romanzo e tutte altre forme artistiche che comunque affondano le radici nella realtà non si possono sostituire in nessun modo al giornalismo. E questo potrebbe essere poi anche un alibi per poter peggiorare le condizioni del giornalismo, assolutamente no. Però è anche vero che esiste un'arte sociale, esiste una letteratura sociale. Allora la letteratura sociale è sempre servita in tutti i paesi per raccontare delle epoche. Noi usiamo le storie criminali come scusa per raccontare la realtà sociale, politica, economica e storica che circonda gli avvenimenti narrati nel romanzo, ma non possiamo andare oltre. Beh, è un orrore, è uno scandalo, è un modo per imbavagliare l'informazione, per scatenare ancora di più un livello di menzogna all'interno dell'informazione, nel senso che sarà difficilissimo gestire tutto. È un segno, ma di quello che dicevo all'inizio, cioè del fatto che qualcuno non vuole che si raccontino certe cose in questo paese. E insisto, è la relazione tra la criminalità organizzata e alcuni poteri forti. Senza censura. I never can say goodbye. No, 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 I never can say goodbye, boy. Oh, oh, oh. I never can say goodbye. No, 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 no. I can't say goodbye. Nuovi giocattoli! Siete pronti per un viaggio da sogno? Ah, se volete venire da questa parte. Ciao, io sono Ken. Finalmente qualcuno giocherà con me! Rex! Dobbiamo evadere! Verso l'infinito e oltre! Amico o nemico? Toy Story 3, la grande fuga, da mercoledì 20 ottobre in uscita in DVD e Blu-ray e anche su Sky Prima Fila. Esercizio del sabato. Allena la flora batterica a sostenere le tue difese. Yakult. Buongiorno, salute. C'è solo una casa che può essere la tua. Per questo da IKEA ce n'è per tutti i gusti. Anche il tuo. Dal regista di The Bourne Identity. C'è il mio nome dappertutto, il mio vero nome! Ci seppelliranno se non reagiamo. Naomi Watts, Sean Penn. Fair Game.
di Zurich sappiamo quanto valga per te la tua casa. È la tua fonte di ispirazione. È il posto dove coltivare sogni. Dove rimangono i ricordi. E dove nascono nuovi ricordi. Per questo abbiamo creato Zurich Hellpoint. Ti offriamo soluzioni assicurative pensate per proteggere la tua casa come vuoi tu. Zurich Hellpoint. In tuo aiuto quando serve. Esercizio del sabato. Allena la flora batterica a sostenere le tue difese. Yakult. Buongiorno salute. Posta paga pagare 1.900 €. Il resto? Il resto te lo do alla mano. Una serie di lavoratori stanno fuggendo dal retro del cantiere. Ci vuole sicuramente una buona coscienza morale.